E ciao a tutti qui da Abel FC. Molte squadre di Serie A seguono da vicino il campionato del gigante della Serie B, Lorenzo Luca. Juventus, Inter e Milan si sarebbero interessate alla giovane stella del Pisa, che sta facendo finora una stagione perfetta, capocannoniere della Lega di B, con tanti gol e prestazioni incredibili. La sua valutazione oggi è cresciuta, si parla di 10 milioni di euro. Ma è molto probabile che per acquistarlo ci vuole qualcosina in più. Un nome caldo per il futuro, in prospettiva potrebbe essere un ottimo acquisto, ma fin da subito di aiuto anche in Serie A. Ma chi è Lorenzo Luca? Può far bene in un top club di Serie A? Scopriamo insieme le sue caratteristiche e carriera, ma prima di partire, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like se ti è piaciuto questo video e lascia un commento qui sotto. Lorenzo Luca è un attaccante classe 2000 nato a Moncalieri con una particolarità unica, 201 cm per quasi 90 kg. Cresce nella giovanile del Torino per poi girare sempre tra le giovanili dal 2016 al 2019 in vari club italiani, facendosi notare soprattutto giustamente per la sua fisicità assurda. Nel 2016 va al Chieri, nel 2017 all'Atletico Torino, che lo fa esordire in promozione piemontese. E nel 2018 va al Vicenza esordendo in Lega Pro, sorprendendo tutti gli esperti. E poi passa al Brescia Primavera, sempre in prestito dal club torinese. Nella stagione 2018-2020 la sua carriera fa un salto in avanti clamoroso, perché va in prestito al Palermo in Serie D e dopo tre partite, nel gennaio 2020, passa a titolo gratuito ai Rosanero, dove dovrebbe seguire un percorso tra le giovanili, ma ha una crescita esponenziale e viene poco dopo inserito in prima squadra, per poi esplodere nella stagione 2020-2021 grazie al tecnico Roberto Boscaglia, con 30 presenze e 14 reti, divenendo il capocannoniere della squadra, superando già a febbraio la soglia delle 10 reti. Molte squadre di Serie B iniziarono a seguirlo da vicino, e il Pisa riesce a strapparlo al club rosanero per una cifra di 2 milioni più bonus, firmando un quinquennale. E dopo un avvio di stagione clamoroso, viene seguito ora anche da squadre di Serie A e addirittura entra nella nazionale Under 21 di Paolo Nicolato. Luca D'Angelo lo mette subito in campo, scommettendo tanto su di lui, e ne fa le sue fortune, divenendo subito un vero bomber. Ogni cosa che tocca diventa oro, da ogni posizione in qualsiasi modo. Dopo 8 gare di campionato ha messo già a segno 6 gol e un assist. Per l'altezza che ha, si muove molto bene, con una buona tecnica ancora però da migliorare. Ha nel colpo di testa la sua dote più spiccata. In area di rigore è pericoloso, grazie alla sua altezza e peso, insomma, è uno molto robusto e difficile da spostare, e anche grazie al tempismo innato nello stacco e nell'anticipare gli avversari. Si posiziona nel modo giusto, al momento giusto, e con il fisico prova ad aggredire. Non ha una grande visione di gioco, ma vede bene la porta e potrebbe fin da subito fare bene anche in Serie A. Ma secondo me, meglio attendere la sua crescita in B, una crescita tattica, tecnica e caratteriale, prima di buttarlo finalmente nella mischia delle grandi in Italia. Dovrebbe anche fare almeno un'altra stagione tra le neopromosse in Serie A, prima di avere la possibilità in una big. Potrebbero bruciare i tempi, come accade spesso in Italia. E tu, che ne pensi di Lorenzo Luca? Può far bene in Serie A? Mi raccomando, lascia il tuo commento qui sotto e iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo qui da Abel AFC. Un abbraccio a tutti. Ciao ciao!